Ciao a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova rubrica L'assessore risponde, una rubrica del tutto nuova per questa amministrazione ma anche per tutte le amministrazioni, un esperimento che vuole mettere in diretto contatto l'assessore con i cittadini. Quindi vorrei cioè che voi dialogaste con me senza filtri, in via diretta, e il web questo ce lo consente. Questo perché? Perché pensiamo sia molto importante dialogare con tutti i cittadini, ascoltarli in prima persona, perché pensiamo che l'idea di città che vogliamo costruire assieme deve passare necessariamente anche attraverso la città. Quindi questo è il canale di ascolto migliore. Ho già visto che sono arrivate tutta una serie di domande che riguardano diversi argomenti e cercherò adesso di rispondervi a tutto quanto. Allora, ho già selezionato alcune domande e vediamone alcune assieme. Allora, vedo qua il commento di Veronica Bucci. Veronica Bucci mi chiede: ci vorrebbero più automezzi? Potrebbe essere un incentivo per gli automobilisti affinché prendano tutti i mezzi pubblici anziché creare traffico? Assolutamente, siamo tutti perfettamente d'accordo e siamo convinti che rispetto ai 10 anni in cui in questa città non è stato praticamente acquistato quasi un bus, ne abbiamo soltanto 300 in 8 anni, noi abbiamo cominciato a offrire alla città dei nuovi servizi, innanzitutto con i 150 bus di cui abbiamo sbloccato una procedura che era ferma ormai da tempo. Sapete che già ne sono arrivati 60, altri 50-40, anzi ne arriveranno entro fine dicembre, e gli ultimi 50 entro i primi 2 mesi dell'anno. Questo perché pensiamo che rafforzare il trasporto pubblico, quindi con nuovi mezzi, sia veramente una cosa dovuta alla città, perché pensiamo che in questo momento, in questi ultimi mesi soprattutto, i cittadini abbiano subito delle pesantissime ripercussioni con un servizio non adeguato a quello che la città dovrebbe avere, dovrebbe meritare. E oltre a questo stiamo anche intervenendo con altri bandi. Abbiamo quindi un progetto di avere altri 80 bus entro il 2017, sia con i fondi europei che con i fondi del Giubileo, quindi su questo stiamo lavorando. E oltre a questo abbiamo anche sbloccato un'altra procedura che riguarda i filobus, come tutti forse già saprete. Filobus acquistati già qualche anno e fermi nel deposito di Torpagnamatta ormai da molto tempo. Noi siamo riusciti a breve di avrete, quindi di nuovo in circolazione, sulle linee 90-60, quindi sulla filovia di Via Nomentana. Quindi questo è un impegno e non lo finiremo qui, perché abbiamo intenzione anche di ricavare altre risorse anche attraverso le opportunità e diciamo i fondi che saranno messi a disposizione con la legge di bilancio a livello statale, e contiamo quindi di far arrivare in città un numero sempre maggiore di autobus. Su questo state pure tranquilli. Ho visto che tante altre domande riguardano ad esempio anche la doppia fila della sosta selvaggia. Vi dico quello che mi dice Giacomo Remoli. E vigili per strada a multare non se ne vedono, non è cambiato nulla e non ci sono doppie file perenni, doppie file che impediscono sia la mobilità che lo svuotamento dei secchioni AMA. Allora, questo sicuramente è un problema che abbiamo ben chiaro, che vediamo anche, che abbiamo visto e vissuto anche noi come cittadini prima anche che questa amministrazione si fosse insediata. Ebbene, qui stiamo intervenendo, innanzitutto sapete che la sindaca Raggi ha dato delle linee guida, delle disposizioni al comandante della polizia locale Porta, affinché quindi si contrasti questo fenomeno che indubbiamente crea dei danni importanti alla città, che non riguarda soltanto il traffico privato, ma anche la possibilità di passaggio dei mezzi pubblici. Lo sappiamo che molto spesso abbiamo visto anche tram fermi per cattiva sosta. Ebbene, questo non lo vedrete più. Siamo impegnati su questo fronte e anche l'assessorato, quindi ho dato disposizione affinché fosse varato un nuovo piano proprio per la lotta alla doppia sosta e per la lotta quindi a questi comportamenti che troppo spesso vediamo verificarsi in città. Quindi state tranquilli, anche su questo fronte stiamo lavorando e avrete delle risposte certe e concrete entro breve. E stessa cosa mi diceva anche Maria Sede Montagna, mi dice: assessore, a mio avviso è di fondamentale importanza risolvere il problema dilagante delle macchine parcheggiate in doppia fila che contribuiscono a creare traffico intenso. È vero, ha ragione Maria Sole, ed è per questo che vi ho detto stiamo lavorando su tanti fronti e a breve vedrete i risultati che insomma, porteranno sicuramente una fluidificazione e tanti vantaggi anche per chi prende i mezzi pubblici. Poi vedo ci sono tutta un'altra serie di commenti che riguardano i controllori. So che questo è un tema a cui la città tiene molto, e perché vi ho sempre detto è necessario che chi usufruisce del servizio deve pagare il biglietto, perché chi non lo fa sta danneggiando sia l'azienda, sia l'amministrazione, ma sia anche tutti i cittadini che onestamente pagano il biglietto.
Siamo convinti quindi che la lotta all'evasione sia fondamentale e la stiamo già portando avanti ormai da tempo. Pensate alla sperimentazione dei controllori fissi su 5 dei nuovi bus arrivati ai primi di novembre. Questo esperimento ha dato degli esiti sicuramente importanti, ci ha dato quindi un segnale anche importante che immagino la città abbia raccolto, perché siamo convinti che vedere una presenza fissa di personale ATAC sui bus sia il modo migliore per dire noi ci siamo, l'amministrazione c'è, esiste, l'azienda è con i cittadini che regolarmente pagano il biglietto. Oltre a questo vorrei anche dirvi che sta per essere varato un nuovo piano straordinario per la lotta all'evasione, in realtà è già pronto, che prevede tutta una serie di misure e interventi che vanno sia dai controllori fissi su alcune linee, da un incremento sensibile del numero di operatori che circoleranno da una linea all'altra, quindi diciamo con controlli a sorpresa che poi sono quelli anche che riescono a funzionare meglio in termini di deterrente, e poi troviamo anche un'intensificazione dei controllori che si trovano in capolinea. Questo dunque per verificare chi entra e chi scende quando ci troviamo in prossimità del termine della corsa. Queste sono tutte misure che andranno a incrementarsi nel corso del tempo, perché c'è in programma un'attività di intensificazione anche del personale dedicato a queste attività e anche del numero delle ore svolte da ciascun soggetto. Quindi anche su questo state pur tranquilli che la città e l'amministrazione è impegnata e ne vedremo presto i risultati. Questo per quanto riguarda i bus di superficie, ma abbiamo anche delle azioni da intraprendere a livello di metropolitana. Sappiamo tutti infatti che ci sono quelli che chiamiamo i furbetti, cioè quelli quindi che entrano in metropolitana senza pagare il biglietto. Ebbene, anche su questo stiamo lavorando, perché pensiamo di sperimentare, soprattutto sulla linea metro C, che è la linea, come sapete, più nuova, dei tornelli in uscita, comunque delle porte più che dei tornelli, scusate, in uscita, in modo tale da ridurre quanto più possibile il fenomeno dell'evasione. Cioè, se siete comunque riusciti a entrare in maniera irregolare, avete un doppio controllo anche in uscita, per cui questo abbasserà notevolmente tutto il discorso dell'evasione tariffaria. E in più vorremmo anche, stiamo già intensificando il numero di soggetti presenti alle stazioni che fungano in qualche modo da deterrente e da un controllo, fornendo un controllo superiore anche a tutti i soggetti in entrata e in uscita. Questo per quanto riguarda i controllori. Un altro punto che mi viene chiesto è quello che riguarda la bigliettazione, quindi la rivoluzione sotto il profilo della bigliettazione. Vi leggo quello che mi scrive Chiara Landolfi. Buonasera Assessore, innanzitutto complimenti per il suo lavoro, a lei e al Sindaco Raggi. Le chiederei se è prevista una riforma della bigliettazione per rendere il sistema tariffario a percorrenza simile a quello in uso a Londra con la Oyster Card. Anche su questo vi do delle buone notizie. Infatti ATAC sta già cercando di agire su due fronti, a due progetti in piedi. Uno che riguarda la sostituzione dell'attuale biglietto in filigrana con un biglietto che ha una nuova tecnologia chiamata chip on paper. Quindi questo che significa? Con questo biglietto, quando lo passate all'entrata dei bus o quando lo passate all'entrata delle metropolitane, è un biglietto diciamo che si autodistrugge nel suo codice identificativo. Quindi questo che cosa significa? Significa che tutte le operazioni di duplicazione di biglietti falsi, scomparirà completamente. Questo è un passo molto importante per l'azienda, perché andremo a eliminare delle perdite che l'azienda aveva con questo discorso della duplicazione dei biglietti, e quindi andiamo a eliminare qualsiasi possibilità di far dei furbi e guadagnare a scapito dell'amministrazione, a scapito dell'azienda. E l'altro punto fondamentale sul quale stiamo agendo è quello della carta de conto, che sarebbe poi la Oyster Card di cui insomma, ha parlato Chiara Landolfi. Che sarebbe questa carta de conto? Una carta che contiamo di introdurre di qui a breve, e tramite il passaggio, quindi in entrata e in uscita delle linee metropolitane o in entrata, comunque in uscita, scusate, anche sui bus, possiamo quindi consentire il pagamento soltanto di quello che si è consumato e facilitare anche le modalità di ricarica. Questo sarà un vantaggio notevole, perché ci consentirà sia di controllare meglio chi è che paga il biglietto, ma sia anche di offrire un servizio aggiuntivo alla città, perché rendere più facile anche l'acquisto di questo credito necessario poi ai viaggi, e questo ci consentirà anche di avere un vantaggio successivo, cioè di cercare di far pagare appunto il viaggio al cittadino a seconda dell'uso che ne fa. Quindi cioè, abbandoneremo quindi la tariffa fissa per il biglietto e introdurremo quindi un sistema che prevede anche una tariffa differenziata.
E questo penso sia una cosa molto molto importante, che risponde a una situazione che è invece rimasta tal quale, quella del sistema attuale che ha ATAC di bilettazione, che più o meno è vecchio di 15-20 anni. Quindi direi che è arrivato il momento di cambiare. Questa amministrazione in questo senso è molto impegnata, e anche il nostro amministratore unico di ATAC ha delle competenze, come sapete, molto specifiche su questi temi, ed è della settimana scorsa il viaggio che lo stesso amministratore unico Fantasia, con il presidente della Commissione Mobilità Enrico Stefano, ha fatto a Trento per andare a verificare come funziona il sistema di Trento, e quindi per prenderne gli elementi positivi. Quindi si tenterà di, anzi si replicherà in qualche modo con delle migliorie, il sistema che attualmente vigente a Trento. Quindi anche questa direi che è assolutamente una buona notizia. Poi abbiamo una serie di altre domande riguardanti la metropolitana. Questo so che è un tema su cui molti di voi mi chiedono informazioni. Allora, come sapete, attualmente insomma il discorso di Metro C siamo in apertura l'anno prossimo per San Giovanni. Siamo andati più volte a effettuare dei sopralluoghi lì presso la stazione di San Giovanni, abbiamo trovato una stazione che tutto sommato insomma è un ottimo punto di lavorazione. Quindi quello che potrei dirvi adesso è che sicuramente entro il settembre 2017 questa stazione del metropolitana potrà essere messa in funzione, quindi i cittadini potranno arrivare da Pantano direttamente a San Giovanni. In questo modo quindi collegarsi anche alla metro A e avere quel primo tratto di intermodalità che è necessario avere, perché altrimenti insomma così la linea C è una linea molto importante, ma non si riesce ancora a connettere con il centro città adeguatamente. Con l'arrivo a San Giovanni questo è un obiettivo che è sicuramente importante. Per i lavori insomma di metro C sapete tutti che i cantieri sono in corso presso la fermata, quella che sarà la fermata di Ambaradam e quella che sarà la fermata di Fori Imperiali. Vi ho detto già in più di un'occasione che sicuramente la linea metro C arriverà a via dei Fori Imperiali. Qual è poi l'idea per dopo la stazione di Fori Imperiali? È quella di effettuare un'analisi su tutte le alternative economiche, infrastrutturali e giuridiche che abbiamo a disposizione e poi farle vagliare alla città. Io vorrei sentire anche la voce di voi cittadini, quello che voi desiderate per la città di Roma, che cosa vi aspettate sotto il profilo della mobilità. Quindi quando queste alternative saranno pronte, sarà sicuramente nostra cura ascoltarvi, ed un po' tutto l'approccio che noi utilizzeremo anche nella formazione del PUMS, che come sapete è il piano urbano della mobilità sostenibile. Come vi ho già raccontato in più circostanze, questo piano ci aiuterà a disegnare assieme quello che sarà il futuro della città in termini di sostenibilità ambientale e trasportistica. Significa cioè disegnare una città in cui le infrastrutture rispondono alle esigenze reali dei cittadini, ma anche alle esigenze chiaramente di tutela dell'ambiente. Quindi questo processo partecipato è un processo che vorremmo far partire dunque con Metro C, ma che riguarderà anche tutte le altre infrastrutture che noi ci vogliamo realizzare a Roma da qui ai prossimi 4 anni e mezzo. Sempre in tema di metro, qualcun altro mi chiede, Uderico Sconci, mi dice riguardo la metro B1 fino a Buifalotta, anche su questo stiamo recuperando tutti i progetti, ed è sicuramente intenzione di questa amministrazione portare questa linea metro fino a Buifalotta, e questo attraverso anche forme in realtà alternative, vale a dire non necessariamente una metro pesante, ma anche con forme più leggere di tipo infrastrutturale. Questo è sicuramente un obiettivo. Poi qualcun altro mi chiede il discorso delle preferenziali. Leggo ad esempio Carlo Daniele che mi chiede: preferenziali ciclabili praticabili almeno su tutte le consolari? Oppure Michele Gullotta che mi dice: priorità assoluta alle corsie preferenziali protette. Bene, anche su questo tema siamo già al lavoro da molti mesi. Considerate che Roma Servizi per la Mobilità ci ha consegnato sotto nostra richiesta un primo piano di corsie preferenziali da attivare rispetto a quelle esistenti già verso fine agosto. Ne stiamo quindi già vagliando, e alcune, come saprete, saranno di prossima attivazione. Considerate anche il 12 dicembre, quando partirà la linea 51 Express, che prevede anche il transito su una nuova corsia preferenziale. Questo è soltanto il primo esempio di quello della rivoluzione delle preferenziali che sarà fatta a Roma da qui ai prossimi 5 anni. Crediamo infatti che la corsia preferenziale, per quanto un intervento
come dire, forse apparentemente molto semplice, sia invece molto efficace in termini di fluidificazione del traffico. Questo che significa? Aumentare la velocità dei bus, quindi far sì che il cittadino possa arrivare a destinazione il più veloce possibile e quindi di conseguenza ridurre anche il traffico, la congestione, perché se il bus passa, essendo abbastanza voluminoso, scorsia protetta, significa anche che il transito delle altre vetture può avvenire più agevolmente. È chiaro che abbiamo in mente che accanto a questa progettazione delle preferenziali dobbiamo anche abbinarci il discorso delle piste ciclabili. Anche su questo tema abbiamo pronte una serie di progetti, e in parte quindi saranno accoppiate a queste nuove corse preferenziali e in parte prevedranno invece dei percorsi autonomi. Un primo intervento che faremo, vediamo un po' quello che ci consente di fare l'ufficio tecnico tra fine dicembre e gennaio, è la pista ciclabile relativa a Santa Bibiana, che sappiamo anche un valore simbolico importante per il mondo dei ciclisti. E questo è un primo passaggio, per poi passare anche ad altre piste ciclabili ormai come dire, in archivio da molto molto tempo. Stiamo cercando di sbloccare anche il discorso della pista ciclabile Nomentana, abbiamo già fatto una serie di incontri anche con la soprintendenza per vedere le eventuali criticità che nel corso degli anni non sono mai state affrontate e pensiamo che anche la ciclabile Nomentana sia importante. Ma ne avremo anche di più grandi, di più innovative anche in centro città. E accanto quindi al GRAB, sapete tutti, il grande raccordo anulare delle bici, vogliamo far partire delle altre bike lane, quindi proprio delle corsie dedicate alle biciclette e pensiamo ai progetti che stiamo analizzando per quanto riguarda anche Via Labicana. Quindi su questo anche su preferenziali, corse ciclabili, siamo veramente al lavoro e ho visto che c'è stato un riscontro molto positivo dal mondo delle persone che amano la bicicletta e siamo sicure quindi che questi interventi saranno interventi apprezzati da questa comunità che comunque vedo sta crescendo di giorno in giorno in città, di questo ne sono molto contenta. E poi vediamo qualche altra domanda e vediamo un attimo, la preferenza ne abbiamo parlato, del PUMS ne abbiamo parlato, vediamo adesso qualcosa online, che cosa mi chiedete in diretta. Allora, vediamo un secondo, qui vediamo, allora, gentile assessore, vediamo che dice. Allora, gentile assessore, per quanto riguarda le condizioni delle stazioni della metro, la pulizia dei vagoni, dei treni, non pensate sia ora di dare una grande svolta? Assolutamente, su questo avete assolutamente ragione. Su questo già ATAC è al lavoro, come già vi ho mostrato nei giorni scorsi, con una serie di iniziative che riguardano la pulizia dei treni. Quindi abbiamo visto anche il contributo fornito da quel ragazzo che aveva scritto sui treni e quindi come, diciamo, chiamiamola punizione, insomma come attività per come dire, compensare quello che aveva fatto, si è messo in prima persona a pulire il treno. Questo è sostenuto anche dalla famiglia, quindi anche questa è una, come dire, un'azione che ha un alto valore simbolico. Siamo contenti anche che il ragazzo si sia mostrato così disponibile a questo tipo di attività. E poi per quanto riguarda sempre il discorso delle stazioni dei treni, abbiamo anche in mente, in collaborazione quindi con l'azienda, di mettere in piedi dei progetti che riguardino la riqualificazione sia delle stazioni sia dei treni. Che cosa voglio dire? Fra poco annunceremo anche un altro piano, un altro progetto, anzi scusate, che riguarda la valorizzazione delle stazioni. Un progetto che potremmo definire adotta una stazione. Che significa quindi? Vorremmo che a decorare, quindi a recuperare le stazioni diciamo più, come dire, più fatiscenti, e tutte le persone che sono interessate a questo, non so, pensiamo a licei artistici, a persone che amano, insomma, esperte d'arte o d'architettura, insomma pensiamo quindi di rinnovare con questi progetti, cioè dare la possibilità a tutti i cittadini di contribuire ad abbellire le nostre stazioni della metropolitana. Penso molto spesso anche alla stazione metro di Anagnina, in cui sono stata tempo fa per quell'iniziativa del tram musicale. E è stata sicuramente un'iniziativa che ha avuto un impatto importante in una stazione che è rimasta indietro nel tempo quasi credo di 20-30 anni e sono sicura che con accorgimenti del tipo, non so, qualche
qualche nuova attività architettonica oppure qualche nuova attività artistica, possa sicuramente essere un progetto in cui la città è chiamata ancora una volta in prima persona a intervenire sul tema. E questo perché, ripeto ancora una volta, il coinvolgimento di tutti i cittadini in quelli che sono poi i beni comuni è veramente è fondamentale, e credo che anche recuperare questo senso d'appartenenza dei cittadini rispetto alle infrastrutture e quello che hanno a disposizione sia importante per veramente rilanciare l'immagine di questa città anche sotto il profilo della mobilità. Vediamo adesso qualche altro commento. Vedo qui che mi si chiede, Francesco Musumeci mi dice del prolungamento della linea metro B da Rebibbia a Casal Monastero. Questo è un altro tema su cui stiamo lavorando. Io credo fermamente che questa sia una infrastruttura che vada completata fino a Casal Monastero. Ci sono tutta una serie di criticità che probabilmente alcuni di voi conosceranno, che abbiamo avuto in eredità da chi è venuto prima di noi. Però vi garantisco che su questo siamo al lavoro e vi confermo il fatto che questa amministrazione è assolutamente interessata al completamento di quest'opera, che è strategica e che va a servire un quadrante della città che è sicuramente molto popolato e che però ancora non ha dei servizi di trasporto adeguati. Quindi anche su questo siamo certamente al lavoro. Vediamo altri commenti, vedo che sono molti, quindi scorrono abbastanza velocemente, però allora vediamo se riesco a prenderne uno. Allora, Francesco Castagna torna sul discorso dei controllori fissi, mi dice: assessore, i controllori fissi sulle linee express come 80, 90 e 51? Come avevo detto poco fa, su questo piano antievasione sono previste diverse figure, quindi da un lato abbiamo i controllori fissi che saranno ogni giorno su alcune bus diversi, quindi a sorpresa, e poi stiamo intensificando i controllori che viaggiano da una linea all'altra, quindi a random durante la città, e anche i controllori che sono fissi sui capolinea. Quindi anche su questo state tranquilli, stiamo agendo e avrete visibilmente dei controllori in più in città, cioè ve ne accorgerete. E vediamo adesso qualche altro commento, se riesco a vederlo. Allora, vediamo un po', non riesco ad andare solo ai commenti, ma ci proviamo. Vediamo se aprendo da qui ci riesco. Scusate, qui ovviamente con le tecnologie c'è sempre qualche piccolo imprevisto. Vediamo. Allora, del progetto tramvia, cosa può dirci? Su questo un altro punto, come sapete, che mi sta particolarmente a cuore. Credo che le tramvie in città debbano essere intensificate. In che modo, voi mi chiederete? Innanzitutto recuperando tutti i tracciati esistenti e potenziandoli, e poi introducendo delle nuove linee tramviarie. Una linea che sicuramente sarà realizzata è quella che andrà ad esempio da Piazza Vittorio fino a Via dei Fori Imperiali, se non fino a Piazza Venezia, cioè contiamo di unire questa parte della città, in questo modo alleggerendo sensibilmente anche il carico delle linee metropolitane, e quindi offrendo cioè alla città un servizio che sia più veloce, ecologico, che sia anche un'alternativa rispetto alle linee metropolitane. Abbiamo anche in mente di avviare delle nuove costruzioni tranviarie anche su delle direttrici meno centrali, quindi pensiamo al discorso del tram su via Romeo Togliatti, quindi che arriverà a Ponte Mammolo, o altre ricuciture tranviarie che riguarderanno anche il quadrante ovest e sud-ovest della città. Su questo cioè, crediamo fermamente che il tram costituisca non necessariamente un'alternativa, ma sicuramente una infrastruttura complementare importantissima alle linee metropolitane. E questo perché possiamo realizzarle più velocemente, a costi inferiori, e offrendo quindi molto più velocemente alla città un servizio. Vediamo qualche altra domanda. Allora, c'è Daniele Olmeda che mi dice: semafori sincronizzati con il tram? Anche qui sul discorso semaforico siamo al lavoro, vogliamo cioè impiegare delle tecnologie quanto più all'avanguardia possibile per far sì che i semafori rispondano effettivamente a quelli che sono gli effettivi, quindi i flussi di traffico,
Cioè, crediamo quindi che gli impianti che diano delle priorità in termini di passaggio siano fondamentali per fluidificare sia il traffico del trasporto pubblico, nell'ambito del trasporto pubblico locale, sia anche eventuali momenti di congestione che riguardano il traffico privato. Su questo abbiamo una serie di risorse a disposizione, già finanziate tra l'altro anche con fondi europei, quindi ben presto avremo anche un rinnovo di tutto l'impianto semaforico in questo senso, quindi sfruttando al meglio tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione. Vediamo, direi a questo punto, un'ultima domanda, e vediamo un po', possibili traduzioni? Allora, qui c'è Francesco D'Orlando, il quale mi chiede: è possibile trovare delle soluzioni per quanto riguarda le modalità di salita sui bus? Questo è anche un'altra questione che so voi cittadini avete molto a cuore. Considerate che con i prossimi bandi di acquisto dei bus tenderemo ad acquistare dei mezzi che abbiano quindi due porte, quindi non tre. Questo per favorire quindi una salita più controllata di tutti i passeggeri, quindi ridurre al minimo l'evasione e anche favorire una sorta di ordine maggiore quando si è alla fermata. Siamo poi convinti che con i nuovi bus, quindi l'intensificazione dei mezzi in circolazione, potremo efficacemente effettuare quell'introduzione di queste soluzioni e quindi rendere anche più ordinata come dire, la salita e la discesa alle fermate. E allora, vedo che poi i commenti continuano ad arrivare in maniera abbastanza importante, però siamo quasi arrivati, insomma, alla conclusione di questo primo incontro. Ne avremo degli altri. Vorrei rassicurarvi comunque su un punto importante. Stiamo lavorando per costruire un futuro assieme, cioè stiamo lavorando affinché noi e voi possiamo dare un nuovo volto al trasporto e alla mobilità di Roma, e che sia orientata questo nuovo volto alla sostenibilità e anche alla possibilità per il cittadino di lasciare a casa l'auto privata e di utilizzare tutti i mezzi pubblici a disposizione, ma anche forme alternative di trasporto, piste ciclabili, car sharing, carpooling, insomma tutto quello che non significa auto privata. Abbiamo avuto in eredità chiaramente una situazione, una città in condizioni veramente pessime, sotto tanti profili, ma anche su quello della mobilità. Noi siamo al lavoro per superare questo momento critico e per costruire tutto il resto assieme a voi. Grazie, a presto. Ciao.